Hello, darkness, my old friend. Ciao a tutti, io sono Ilenia e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi è recensione di un libro piccolino che si può tranquillamente leggere in un pomeriggio, che ha suscitato in me opinioni molto contrastanti. Sto parlando di Era te che cercavo di Pedro Chagas Freitas, nato il 25 settembre 1979 in Portogallo. Lui è scrittore, giornalista e insegnante di scrittura. Ha pubblicato circa 15 libri, ma se io ne ho letto uno è già troppo. Ma partiamo dal principio, dalla trama di questo libro. Allora, troviamo quest'uomo, che è un fotografo, e ritrova sempre nelle sue fotografie sempre la stessa donna, che lo perseguita, e quindi lui decide di andarla a cercare, di trovarla per forza questa donna. E alla fine sono rimasta molto sorpresa dal sapere chi è in realtà questa donna, perché lui poi lo verrà a sapere, però spoiler. Allora, il problema non è il finale, perché in realtà mi è piaciuto tantissimo, e non è neanche lo stile di scrittura dello scrittore, perché in realtà mi piace un sacco, molto fluido, e i capitoli sono corti. Infatti, se vedete, ci sono molte cose che io ho segnato come citazioni durante la scrittura, durante il libro, durante la ricerca di quest'uomo verso questa donna. E il problema è che si concentra troppo sulle emozioni del protagonista, su questa impostazione di libro in realtà, perché per il resto diciamo che mi è andata anche bene. Io ho dato 3 stelline su 5 su questo libro, proprio perché il problema è uno solo, ed è questo che mi ha fatto rimanere un po' sciocco basita. Tipo, è un libro molto bello, anche l'idea ci sta, l'idea della trama ci sta tantissimo. Però il problema è che io non è che mi voglio sentire tutte le pippe di quest'uomo che deve cercare questa donna, ma alla fine ci sta anche quello, però 150 pagine di pippe mentali di quest'uomo, cioè, voglio dire, no, cioè non mi ha trasmesso niente in realtà, nonostante io abbia sentito tantissime cose, ma vi assicuro che c'è una frase ogni pagina che mi è andata bene, per il resto un po' meh. Ma che dire, quest'uomo ha questa ossessione di trovare questa donna, ok, però cioè, l'hai fatto diventare veramente una malattia mentale, figlio mio. Poi vabbè, una volta scoperta chi è questa donna, lo capisco pure, posso capire che ci sta anche questa ossessione per trovare questa ragazza, questa donna, ma tu lo scopri alla fine chi è, cioè neanche lui lo sapeva all'inizio chi fosse sta donna. Quindi, cioè, a un certo punto basta, cioè io mi sono arresa all'inizio, voglio dire, ma non so chi, non so neanche come si chiama, non so dov'è, non l'ho mai vista prima d'ora, come faccio? A lui ci si è messo veramente d'impegno a trovare questa ragazza, l'ha trovata, e però che cazzo, cioè voglio dire, no. E non so che dire, cioè, da un lato ve lo consiglio perché è molto profondo, molto bello, e fa vedere in realtà la determinazione di quest'uomo nel cercare questa donna, ce l'ha fatta, quindi da un lato può insegnare a non arrendersi mai, che tutti i sogni possono diventare realtà, dall'altro lato però non ve lo consiglio perché è molto pesante. Io se ci ho messo un pomeriggio, cioè ho sudato, in realtà ci ho messo una giornata intera, però no, cioè raga, io vabbè ci ho messo un po' più di tempo perché dovevo segnare tutte le citazioni e dovevo mettere tutti questi cosi, però alla fine ci sta tantissimo. E niente, io non so se consigliarvelo o meno, non lo so, non so che dirvi. Io ho detto 3 stelle su 5, ripeto, quindi non è stato neanche tanto male leggere questo libro. Quindi, boh, cioè, vedete voi se vi può piacere o no. Voi magari andate a leggere su internet la trama, magari capite un po' meglio, magari fatevi qualche ricerca sull'autore, se può piacervi qualcos'altro dello stesso autore. Io non credo che per il momento leggerò altro del caro Pedro. E a parte questa copertina tipo bellissima, ecco una cosa bro a questo libro, la copertina bellissima, adoro troppo,
C'è anche la copertina rigida, questa cosa 11 euro, questa flessibile economica. L'altra l'avevo vista a 17 euro se non sbaglio. Comunque se la prendete su Amazon sicuramente costa di meno, comunque VS, eBay, comunque vi ho detto qualche altro sito su internet che sicuramente costa di meno. Io per fortuna l'ho comprata a 11 euro perché a 17 no. Ecco, quindi non so, andate a cercare su internet qualche informazione più, ripeto, dell'autore, leggere qualcos'altro. E io sicuramente lo andrò a fare, ma più in là, magari quando sarà magari settembre-ottobre, finita l'estate, magari, perché ho capito da questo libro che l'impronta dell'autore è questa, cioè secondo me scrive sempre così i libri. Poi può darsi pure di no, questa è stata un'eccezione. Ma secondo me scrive così, quindi magari ci devo mettere un po' più di tempo a leggere i suoi libri, magari un paio di giorni, se non tre, e leggerlo in un giorno secondo me è pesante, soprattutto d'estate, quindi io dico che si può leggere in un giorno e non pomeriggio perché comunque è piccolino, però non d'estate, ecco. E niente, vabbè, questo... La recensione finisce qui, spero che vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanellina per non perdere nessun altro video, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo libro e se lo avete letto e se lo volete leggere, e noi ci vediamo alla prossima, ciao!